Buongiorno ad Annalisa Manduca, benvenuti a Start, salute e benessere. Dopo promesse d'eternità, anche la chirurgia plastica ed estetica hanno bisogno di fare un po' il punto. Il mito del corpo forse in parte ha trovato un maggiore equilibrio, ma c'è una nuova necessità di essere belli in modo armonico, in assoluta sicurezza. Quindi parliamo anche dei costi della bellezza senza tempo oggi. Ha fatto molto discutere una notizia recente, un'offerta di un intervento chirurgico per ingrandire il seno al costo irrisorio di 99 euro. Il Codacons ha presentato all'antitrust una denuncia su questa promozione, che ha posto l'accento sull'importanza proprio di affidarsi a mani esperte per contenere gli eventuali danni. Il 335-699-2949 è a vostra disposizione per i vostri sms, ma a proposito di mani esperte sentite questa storia della signora Marilena. Buongiorno, mi chiamo Marilena, ho 51 anni e 3 anni fa ho subito un intervento di mastoplastica riduttiva. E il primo intervento, diciamo, mi è stato consigliato questo chirurgo da un'amica e ci sono andata e diciamo era andata tutto bene, però dopo un mese mi è riuscita la protesi dalla sacca. Sono ritornata dallo stesso chirurgo, mi ha rioperata, ma dopo 9 mesi è riuscita di nuovo. In sintesi avevo 3 tette, poi tramite altre persone, tramite internet mi sono informata e ho fatto il terzo intervento di risoluzione, perché poi è andata bene, è andata a buon fine, anche se non era una questione di prezzo, però a volte uno si fida dell'esperienza altrui senza prendere conoscenza di chi sia il medico e altro. Comunque adesso sto bene, ho risolto e sono contenta. Buongiorno, benvenuto a Start Salute e Benessere al professor Giulio Basocco, chirurgo plastico, responsabile della divisione di chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva dell'Istituto Neurotraumatologico Italiano. Benvenuto. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, partiamo, andiamo per gradi, professore, ci sono molte cose da dire. Adesso, innanzitutto, partiamo da come giudica la proposta di scontare una prestazione chirurgica in materia estetica, come fosse una promozione al supermercato o un prezzo outlet. Vorrei il suo parere. Ma diciamo che trovo terribile che, ma purtroppo comune, che la chirurgia estetica sia assimilata a dei prodotti di consumo, perché normalmente associata a un mondo particolare che è quello della bellezza, della moda, eccetera. Ci si dimentica quindi che è una prestazione medica molto sofisticata, molto complessa, certo, a tutti gli effetti. Quindi questo porta, come dire, a mercificarla, quando in realtà non si fa mai con una prestazione di un cardiologo, di un urologo, di un chirurgo, perché si sfugge spesso e comunemente che è una chirurgia molto complessa e rischiosa. Sì, non c'è dubbio, professore, che è condivisibile il suo pensiero, quindi c'è la possibilità anche di non rendere più credibili delle operazioni che sono a tutti gli effetti, come dice lei, delle operazioni importanti. Ma secondo lei, da un certo punto di vista, dal suo osservatorio, si è esagerato fin qui, approfittando anche di un popolo di persone alla ricerca della perfezione? Ma diciamo che si è approfittato di un mercato che è quello del desiderio di apparire, di essere più belli, della paura dell'invecchiamento, e si è approfittato di un mercato in rapidissima crescita e si è sfruttato questo mercato senza il rispetto delle regole fondamentali del buonsenso e della sicurezza. Questo è il meccanismo che secondo me in maniera peggiore ha inciso. Anche perché vorrei ricordare che tra l'altro i bravi chirurghi, ce ne sono tanti nel nostro paese, in realtà ogni giorno mettono in gioco la loro reputazione, perché sono delle vere e proprie firme che voi fate sul corpo e sulla vita di tante persone, che tentano anche di dare anche un nuovo aspetto a magari dei problemi, a dei problemi che si portano dietro da quando sono ragazzini, per assolutamente esempio. Assolutamente sì, aggiungo che un bravo chirurgo, come lei ha sottolineato, in Italia ce ne sono tantissimi, un bravo chirurgo si porta dietro un'esperienza e degli studi maturati decenni, certo, certo, che sono stati degli studi costosi, un training molto lungo e molto complesso. Si prende delle responsabilità importanti, e quindi tutto questo è strano che a volte sia, mi scusi il termine, venduto per pochi euro, perché evidentemente non c'è dietro tutto questo investimento. Non c'è dubbio, sì. Non c'è dubbio, perché viene banalizzato, viene semplificato, questo non fa bene a nessuno. Il miglior consulente è sempre l'amica. Ritorniamo a quelle parole molto chiare che ha detto la signora Marilena, che si è presentata e ha ragionato dicendo che una persona le aveva suggerito un medico che in qualche modo le aveva portato un danno, e poi internet, che è una
parte nuova molto importante nella medicina anche estetica. Guardi, internet è una parte, come dire, noi che anche quelli della mia età che non sono i cosiddetti nativi digitali, quindi che non sono nati con internet e hanno scoperto questo strumento, sicuramente è uno strumento straordinario da tutti i punti di vista di informazione, di conoscenza e di divulgazione. Io dico sempre ai pazienti che nel bene e nel male, quando parla bene e parla male di qualcuno, internet o dà un'informazione, ha un difetto fondamentale, cioè che qualsiasi mezzo di informazione, in qualsiasi mezzo di informazione chi parla normalmente è selezionato per una conoscenza, per un titolo, per un qualsiasi motivo, come dire, siamo qui oggi alla radio come in televisione, com'è, che poi può essere più o meno di valore, ma diciamo che c'è un filtro. Internet è un mezzo straordinario da certi punti di vista, ma che non ha filtri, quindi se domani, come dire, qualcuno che si occupa di alimentazione decide di dire qualcosa sulla chirurgia estetica, lo dice liberamente, è bene che sia così. Il problema è che qualcuno invece lo ascolta con la serietà che non merita. Non c'è dubbio, ne parleremo sicuramente a Salute e Benessere, perché internet ha un ruolo prepotente, diciamo, anche nel mondo della salute. Sì. Allora, la signora dice tra l'altro che non era una questione di prezzo, e ritorniamo al discorso del prezzo, però professor Basoccola, tratto un po' da sociologo anche questa mattina, in realtà scontare la chirurgia plastica significa anche rendere la bellezza eterna per tutti, questo anche in termini sociali rappresenta molto, perché le persone vogliono avere delle occasioni e delle possibilità come ce l'hanno tutti in realtà. Assolutamente sì, diciamo che questo ha un suo, così, un suo romanticismo, nel senso non c'è dubbio che è romantico. Ecco, che l'idea che poi certi desideri, addirittura se non li banalizziamo, che sono appunto romantici, addirittura in qualche modo nobili, di continuare a piacere, di essere inseriti in una società, in un nucleo familiare, in un rapporto amoroso e come dire, prestare al mondo un aspetto di sé assolutamente a posto, assolutamente gradevole. Questa cosa che, come dire, dal punto di vista sociologico sicuramente è meraviglioso, poi però viene, come dire, trasformato, sfruttato e mercificato. Non c'è dubbio, tutto c'è questo, l'inganno, come c'è dire. C'è l'inganno, no? Perché tutto questo è assolutamente, come dicevamo, ha un suo romanticismo. Può essere assolutamente misurato e commisurato e fatto anche non avendo possibilità economiche sconfinate, ma scegliendo in quel caso magari piccoli trattamenti, piccoli ritocchi, qualcosa che sia la nostra portata. Il principio sbagliato è sempre lo stesso, che è parte di questa, forse di questo ventennio, il voler fare qualche cosa se non si può fare è superiore alle proprie possibilità, come dire. Quello, si fa quello che si può a tutti i livelli, fare qualcosa che non si può fare porta a una distorsione. Allora, professor Basocco, abbiamo parlato di romanticismo, le faccio sentire una canzone bellissima di Francesco Renga che parla di bellezza, come vede un uomo la bellezza di una donna, sentiamo. Mentre aspetto che tutto finisca e ti guardo perché sei perfetta, sei la cosa che più mi spaventa. Mentre togli il vestito di fretta non rimane che la meraviglia che la tua pelle nuda risveglia. Sto precipitando, amore mio, come la pioggia sul tuo viso, come il cielo quando crolla all'improvviso. Se la tua bellezza Com'è bello vedere, sentire, soprattutto perché te la fa visualizzare in qualche modo questa canzone, un uomo che guarda una donna con degli occhi d'amore. Allora, professore, cercare di mostrare troppo sex appeal ha trovato il suo momento di ridicolo? Cioè tutte questi eccessi di bellezza stanno trovando una normalizzazione, professor Basoccu? Ma diciamo che direi che assolutamente forse sì. Io
credo che in questo i mass media, l'informazione racconti un po' la storia del modo di pensare della gente. Se penso al periodo di 10-15 anni fa, in cui anche alcune trasmissioni televisive erano piene di drive-in, forse che dei miei tempi, sì, ma insomma piene di pin-up, certo. Pin-up con i seni grandissimi, ed era quello nell'immaginario collettivo l'immagine di bellezza di donna sexy. Credo che piano piano siano cambiate le cose. Oggi vedo modelle come Kate Moss, vedo modelle come ecco, tante altre che hanno un aspetto fisico completamente diverso e sono considerate l'icona della bellezza. Non è giusto questo, non era giusto quello. Sì, perché ci sono esasperazioni anche, esatto, sulla bellezza di alcune, sì. Non c'è dubbio. Ma se la domanda è cambiato qualcosa, è dall'eccessivo, dal forse un po' volgare, dal troppo. Dal troppo è cambiato, sì, forse è cambiato nel troppo poco, questa tendenza alla magrezza eccessiva è forse altrettanto drammatica, però se la domanda è se è cambiato, sì, è cambiato. E comunque sicuramente porta agli eccessi, questi cambiamenti non sono mai comunque in equilibrio, questo mi sembra di capire dal suo ragionamento. Sui grandi numeri il senso della misura non è nella natura umana. No, non c'è dubbio. Comunque l'idea di conservare più tempo possibile la propria bellezza e soprattutto della fascia di mezza età. Sentiamo la storia di Giovanna che ci porta in un altro momento dell'argomento. Sono praticamente una ragazza di 40 anni e ho subito una lipoaspirazione 3 anni fa, in quanto per tanti anni non riuscivo ad avere l'effetto con gli abiti desiderato. Decido di prendere informazioni su vari chirurghi, mi sottopongo a una lipoaspirazione. Devo dire il risultato nel giro di ovviamente mesi di post-operatorio, ho avuto un risultato, devo dire, più che soddisfacente, e quindi insomma spinta anche da tutta una serie di fattori positivi mi sono trovata assolutamente molto bene, lo rifarei domani mattina. E ovviamente subentrando anche la fiducia con il chirurgo, ho cominciato lì per lì poi a sistemare altre cosine che magari, ecco, sono di chirurgia, assolutamente non di chirurgia ma anche di medicina estetica, sul viso e su altre parti del corpo. Sottoponendomi appunto a questo intervento di lipoaspirazione, diciamo che mi ha aiutato tantissimo sotto il punto di vista e di fiducia in me stessa, perché comunque io faccio un lavoro di relazioni con il pubblico, quindi insomma oggi diciamo che l'abito fa il monaco e per me era importante pormi e quindi non puntare l'attenzione sui miei difetti ma bensì sui miei pregi. Allora, professor Basocco, ci sono una serie di osservazioni, puntare sui i miei pregi, non sui miei difetti. L'aspetto vissuto e maturo per garantire affidabilità e serietà, che posso sottolineare tra l'altro le scelte indovinate e vincenti, è una sorta di strategia estetica, diciamo, della caratteristica delle donne più influenti dell'America di oggi. In Italia è così? Cioè le donne vivono così il proprio corpo, secondo lei? Ma guardi, diciamo che è la traduzione di una strategia di marketing che è vecchia come il mondo. Come dire, io scherzo sempre con quando sono in un consesso di persone, di amici, e quando chiedono o si parla e ci si chiede se nello studio di un chirurgo plastico entrino le donne, mediamente la gente, uomini e donne, tra virgolette, meno fortunati fisicamente e quindi per migliorarsi, oppure entrano le donne bellissime e gli uomini bellissimi. In realtà è vera la seconda risposta, cioè lo studio di chirurgo plastico è spesso pieno di gente che non avrebbe bisogno di fare nulla, ma perché allora proprio quella sente il bisogno di... Perché una ragazza bellissima di 25 anni sente il bisogno di andare a un chirurgo estetico? Perché probabilmente ognuno di noi investe nella vita su quello che sente essere il suo valore più importante. Cioè considera la bellezza, ognuno di noi, un patrimonio, chi ce l'ha. E proprio perché è un patrimonio ci investe, cerca di valorizzarlo, cerca di curarlo e di mantenerlo. Forse chi è meno fortunato dal punto di vista fisico, ma magari fortunatissimo da altri punti di vista, investe su altro, investe sul proprio fascino, su tanti aspetti che non sono la bellezza. Ma ecco, la sostanza è che sì, è improntato molto della vita di relazione, della progettualità su se stessi, sulla bellezza, da sempre. Non ho
oggi, non in questo secolo, in tutti i secoli. Senta, tra un secondo le faccio sentire una storia che diciamo invece sottolinea un aspetto fondamentale della chirurgia estetica o plastica, che dir si voglia, perché in questo caso è una persona che ne aveva una grande necessità. Però io vorrei capire, si perde la mano, la signora Giovanna ha detto a un certo punto mi sono fatta sistemare altre cose, cioè si può avere una sensazione di perdere la mano o comunque il senso della misura, professor Basocco? Posso fare 30 secondi, le racconto il perché che mi viene domandato costantemente. Noi vediamo anche in televisione delle donne bellissime con delle labbra enormi e ci chiediamo ma come mai quella non si è accorta che sta diventando ridicola? Beh, la spiegazione è semplicissima ed è la risposta alla sua domanda, e cioè si entra dal chirurgo estetico e si chiede un piccolo miglioramento, per esempio per le proprie labbra. Questo miglioramento si ottiene con un po' di infiltrazione, con un filler. Che cosa succede? Che si torna a casa e si fa questo ragionamento in automatico: piccolo ritocco, aspetto più bello, quindi un altro piccolo ritocco, un altro aspetto più bello, cioè si attribuisce un potere sommatorio a una cosa che in realtà non ce l'ha. Per questo si entra in un vortice che spesso è il chirurgo che deve bloccare. Mi sa che di sì, che dovete dire dei no, a un certo punto dovete fermare tutto. Dobbiamo assolutamente dirli, altrimenti rischiamo noi di creare dei mostri che poi sono la nostra peggiore pubblicità. Non c'è dubbio. Quindi assolutamente sì, siamo noi a dover bloccare. Allora, proiettare la giusta immagine di sé, dicevamo prima, conta tanto anche nel nostro sistema di relazioni, per questo da sempre un intervento chirurgico opportuno e adeguato può davvero essere di grande aiuto. Adesso vi facciamo sentire la storia di un uomo, Luigi. La mia storia comincia, diciamo, da quando sono piccolo. Avevo queste, comunque, le classiche orecchie a sventola, e ho sofferto comunque sempre di prese in giro, comunque fin dai tempi delle medie, delle superiori. 2 anni fa ho deciso comunque di sottopormi a questo intervento, ad un intervento di otoplastica, e devo dire che comunque facendo questo intervento la vita comunque mi è migliorata moltissimo, innanzitutto proprio a livello estetico, poi a livello psicologico, perché comunque non avevo più vergogna delle mie orecchie innanzitutto, e poi non ho più dovuto subire le classiche prese in giro che avevo subito fin dai tempi da bambino, insomma. Ecco, professor Basocco, quando un intervento riesce in qualche modo ad aiutare una persona in termini psicologici, superare la vergogna, superare l'imbarazzo, la difficoltà, in qualche modo può essere consigliato, anzi deve essere suggerito. Cioè non ci sono delle limitazioni da questo punto di vista. Sì, deve essere assolutamente suggerito. Aggiungo che in realtà il rapporto tra la soddisfazione del paziente e l'intervento spesso non è legato o non è strettamente legato alla qualità del risultato. Quello che noi nei nostri studi osserviamo sempre è che spesso i pazienti concentrano, identificano un problema rispetto a un difetto fisico. A quel punto il solo intervenire, ovviamente in maniera migliorativa, ma direi che è il solo intervenire che, come dire, dà soddisfazione al paziente, toglie, elimina un elemento di disagio che spesso lo fa vivere meglio. Rapidamente, il ragazzo di cui abbiamo sentito parlare, probabilmente, io non ho idea di chi sia, ma sarà un ragazzo bello, bellissimo, comunque né più bello né più brutto, con le sue orecchie a sventola corrette, ma lui, il suo modo di guardarsi sarà radicalmente cambiato, perché quello era il suo tallone d'Achille, e quindi abbiamo in fondo fatto un buon lavoro, chiunque abbia corretto, perché ha restituito a quel ragazzo una sicurezza al di là del risultato poi estetico. No, ma poi tra l'altro abbiamo voluto chiudere con questo ragionamento perché è una presa di coscienza, di maturazione interessante anche per gli uomini che hanno finalmente comunque trovato il coraggio di raccontarsi anche in termini estetici, e ne abbiamo parlato diffusamente già da anni, sono anni che raccontiamo che insomma gli uomini si sottopongono a questo tipo di interventi, però parlarne non è semplice, sì, vero professor Basocco? La consapevolezza è tutto in certe situazioni. Io non ho mai nascosto a nessuno di avere, forse perché ho tanti rapporti con le donne per il lavoro che faccio, grande stima delle donne e minore degli uomini, e sostengo sempre che gli uomini, ecco, lentamente acquisiscono questa consapevolezza. Non è poco, però noi plaudiamo a questa e la ringraziamo, professor Giulio Basocco, per le parole comunque opportune che ha lasciato ai nostri ascoltatori di Radio 1. Grazie infinite per essere stato con noi. Buona giornata, grazie.